Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia in cui si parla di videogiochi due volte al giorno. In questo video ricchissimo torniamo su Nintendo Direct. Dopo aver parlato di Metroid e delle aspettative un po' irrealistiche che si sono create attorno a Beyond, dobbiamo assolutamente discutere del nuovo Zelda Echoes of Wisdom, un progetto che potenzialmente è una figata, però ha delle cose che proprio non mi convincono. E no, non mi riferisco all'art style, vi giuro che quello è l'ultimo dei problemi. Prima di entrare nel cuore del video, come al solito, l'invito è sempre lo stesso: supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco a Toggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Se escludiamo i capolavori usciti su CDI, vedere Zelda finalmente protagonista di una serie che riporta nel titolo il suo nome è un avvenimento abbastanza epocale. È un concept attorno a cui il team di Aonuma ragiona sopra da parecchio tempo. Sappiamo per esempio che nelle fasi preliminari di sviluppo di Breath of the Wild, gli sviluppatori avevano preso in considerazione la possibilità di sostituire Link con un personaggio femminile. Per Aonuma un ruolo del genere sarebbe potuto essere ricoperto solo dalla principessa Zelda, ma l'idea fu definitivamente accantonata perché nessuno riuscì a rispondere alla domanda: se Zelda diventa la protagonista che combatte, allora Link cosa si mette a fare? A quanto pare bastava farlo cadere in un buco interdimensionale, una soluzione estremamente semplice ma che per qualche motivo ha richiesto quasi un decennio per essere partorita. A parte questo, Echoes of Wisdom è intrigante proprio perché, pur riappropriandosi di un'impostazione tradizionale, il classicismo degli Zelda in 2D, presenta un gameplay che abbraccia in maniera definitiva l'esperienza maturata con Breath of the Wild e in particolare con il suo seguito Tears of the Kingdom. E certo che poi, se ci pensi, è proprio un cerchio che si chiude. Senza la sperimentazione sulla progressione non lineare dell'avventura vista il Link a Between Worlds, difficilmente si sarebbe arrivati all'open world di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Ma sappiamo che gli stessi prototipi della Hyrule Open World sono nati in un 2D pensato per definire in un ambiente controllato le leggi fisiche che regolano il mondo di gioco. Quindi questa meccanica degli echi sembra proprio un appendice a un sistema accessorio e parallelo, ma non identico, all'ultramano di Tears e in generale a tutte le meccaniche da builder dell'ultimo Zelda in tre dimensioni. Metteteci pure che lo stile grafico ripreso da Link's Awakening sancisce definitivamente questa identità stilistica come il nuovo standard degli Zelda in 2D, ed ecco che Echoes of Wisdom diventa un titolo fondamentale nell'evoluzione della serie principale. Mi sembra chiara insomma la volontà di non considerarlo né un titolo minore né uno spin-off. È molto probabile che Echoes diventi il nuovo standard per gli Zelda in 2D, ma forse non sono così entusiasta di questa prospettiva. Ma prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoggi Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otoggi Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoggi Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoggi Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoggi Retro Games e andiamo avanti. Se c'è una critica che si può rivolgere a Breath of the Wild e Tears of the Kingdom è il fatto che, per quanto si siano riappropriati del senso di meraviglia dettato dalla scoperta e dall'esplorazione che era proprio del primissimo Zelda, nel fare questo i due titoli si sono persi per strada il gameplay tradizionale della serie. L'action adventure puro, fatto di combattimenti e tanto puzzle solving tra dungeon e overworld, cede il passo prima all'esplorazione fine a se stessa e poi alla totale libertà creativa offerta al giocatore. La serie aveva chiaramente bisogno di una svecchiata e la formula degli Zelda classici, rimasta invariata per più di 10 anni, esponeva alla luce del sole tanti retaggi di game design ormai superati, che, detto terra terra, significa che arrivati a Skyward Sword in molti si erano rotti le palle. E per quanto il cambiamento radicale di gameplay sia stato premiato dalla critica e dal pubblico, ricordiamoci infatti che Breath of the Wild ha portato la serie a vette di popolarità mainstream mai raggiunte prima, è palese che le parti meno riuscite di questi due capolavori siano proprio i rimandi al passato. Dungeon e puzzle solving classico sembrano quasi un'aggiunta posticcia che fatica a trovare il suo giusto spazio tra le varie meccaniche di gioco. In Tears ci sono stati sì degli evidenti miglioramenti, ma le vette raggiunte con i primi Zelda in tre dimensioni rimangono un ricordo sbiadito.
Proprio per questo, a mio avviso, sarebbe stato più interessante far sì che quello degli Zelda 2D rimanesse un filone parallelo all'open world dei titoli tridimensionali, uno spazio in cui la tradizione sarebbe potuta rivivere, magari con evidenti richiami al passato, tramite il perfezionamento di vecchie intuizioni e riproposizioni modernizzate degli stilemi che tanto ci fanno sentire a casa. Insomma, un filone dove continuare a proporre quel tipo di esperienza, liberando così i titoli 3D dal dover per forza di cose rimanere ancorati a una tradizione che non si integra perfettamente con la nuova direzione scelta. Anche perché, secondo alcuni, la conformazione della Hyrule che si intravede nel trailer di presentazione sembra ricordare da vicino il layout del regno conosciuto per la prima volta in A Link to the Past e poi rivisitato in A Link Between Worlds. C'è chi lo chiama riciclo senza vergogna, io lo chiamo amore per la tradizione. Nel caso però questa riproposizione fosse confermata, allora il nuovo gameplay di Echoes of Wisdom rappresenterebbe proprio la sovrascrittura dei vecchi canoni in favore del nuovo approccio creativo e non lineare. E vi ripeto, non è che lo disprezzi in assoluto, ma preferirei che le due cose andassero di pari passo e non che l'impostazione alla Tears of the Kingdom diventasse l'unico standard della serie. Oggi ho ascoltato un video molto interessante di Arlo, con cui concordo al 100%, dove il pupazzone blu afferma: Aonuma si è incaponito sul fatto che questo nuovo sistema sia migliore rispetto all'action adventure tradizionale, ma non è corretto parlare di migliore e peggiore, sono semplicemente due cose diverse e ci sta che molti giocatori preferiscano un approccio più classico. Quindi non so, se da una parte sono molto incuriosito dalla meccanica degli echi e dall'ennesimo invito rivolto al giocatore a rompere il gameplay stesso, allo stesso tempo mi sarebbe piaciuto un qualcosa di più tradizionale, il che non significa stantio. Visto che l'idea degli echi è nata dalla volontà di far sì che si spegnesse in parte l'elemento action, si sarebbe potuto ragionare su dei dungeon classici ancora più intricati e votati al puzzle solving classico, piuttosto che fare affidamento, ancora una volta, alla creatività del giocatore senza alcun freno. Ora però sono curioso di sapere cosa ne pensate voi di questo Echoes of Wisdom, e comunque esigo che mi sia riconosciuto il fatto che sono riuscito a non criticare l'art style, ma comunque mi sono lamentato lo stesso. Questo sì che è un grandissimo traguardo. Io vi aspetto nei commenti, vi leggo tutti quanti, mi raccomando, sono proprio curioso di sapere le vostre impressioni su questo nuovo Zelda. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo, echi tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Echoes, Michele Wisdom. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Allora, io nella mia vita ho sempre detto Echoes, ma a quanto pare si dice Echoes.